30 donne con la voglia di estirpare una sottocultura che porta alla violenza e alla discriminazione. Nasce con questa idea un calendario che rappresenta la donna in 12 momenti diversi della vita. Amare una femmina è il titolo dell'iniziativa in cui 12 modelle non professioniste si sono concesse allo scatto dei fotografi. Sono le clienti di un centro estetica Amarena, divenuto il centro delle loro confidenze e di un confronto costante. L'intento è quello di comunicare il disagio e sensibilizzare la società di oggi. Il fine è ancora più nobile, visto che l'intero ricavato sarà devoluto al centro di solidarietà Casa di Tonia. L'associazione Onlus, nata per volere del cardinale Crescenzio Sepe, sull'esempio straordinario di Tonia Accardo, la donna napoletana che con immenso gesto d'amore diede la vita pur di far nascere la figlia Sofia. Il centro di accoglienza ospita le donne incinte abbandonate, le ragazze madri in difficoltà e senza un posto dove vivere. L'ideatrice e motore dell'iniziativa, presentata a Villa Domi e condotta da Gigio Rosa e Dario Sarnataro, con la collaborazione di Radio Marte e Lisa Bussi. Il calendario viene venduto a soli 10 euro e viene devoluto completamente alla Casa di Tonia. Perché la Casa di Tonia? Perché è una casa di accoglienza per donne in difficoltà con bambini ed è nostra, diciamo, è del nostro territorio, è campana, e quindi io tenevo a fare un lavoro e dedicare un po' di attenzione anche al territorio di Napoli.